Scorpione, perché quando la Luna transita il Leone, per voi le cose non vanno mai benissimo, no? Imprevisti, problemi che non avevate preventivato e che possono in qualche modo sconvolgere anche un pochettino il programma della giornata. Attenzione, perché comunque la fortuna è sempre dalla vostra parte, soprattutto quando si parla di denaro, quando si parla di lavoro, una soluzione arriverà quasi naturalmente. Ecco, in amore invece dovrete impegnarvi, un po' di più. Questa è una luna che semina zizzania nei rapporti di coppia. Ogni sabato pomeriggio tra le 15 e le 17, Azus in diretta telefonica con voi. Che cosa significa? Non televisivamente parlando, ma proprio una linea telefonica che viene così destinata a ricevere le vostre telefonate per chiacchierare di stelle con Azus, ma soprattutto per ottenere il vostro oroscopo personalizzato, quello che si chiama tema Natale, Natale. sì. Il tema Natale è l'oroscopo che si fonda solo e soltanto su di voi, a seconda della vostra età, della vostra data di nascita, del vostro luogo di nascita e del vostro orario di nascita. Telefonategli, se volete potete prenotare in qualsiasi momento, anche adesso, e poi verrete richiamati sabato tra le 15 e le 17 per sapere degli aspetti interessantissimi, anche molto profondi e approfonditi del vostro oroscopo personalizzato. Ultimi quattro segni, Azus, ripartiamo al Sagittario. Ah, Sagittario vivrà una giornata bellissima, davvero una giornata in cui possono succedere tante cose positive che riguardano soprattutto l'amore. Ecco, è l'amore in primo piano sotto questo cielo. Marte vi invita davvero a prendere una iniziativa, a prendere la situazione in mano. Telefonate, chiamate, proponetevi, invitate qualcuno che vi piace in maniera particolare. Questa è una luna che vi riconcilia anche con il vostro partner, qualora ci fosse stato qualche piccolo screzio nei giorni passati. Perché? Perché voi siete molto impegnati sul lavoro e ogni tanto siete assenti in casa, no? Ecco, questo potrebbe creare qualche malcontento, no? Tra le pareti domestiche. Questa luna invece riporta serenità, vi riconcilia. È una luna adatta anche per chi deve viaggiare e per chi aspetta notizie che arrivano da lontano, magari anche tramite internet. Controllate la casella di posta elettronica. Capricorno, Per Azus. il Capricorno, giornata positiva, migliore rispetto alle precedenti, perché non avete più l'opposizione della Luna. I nati nella prima decade sentono già la forte energia di Marte. Ricordiamo che il Capricorno è il segno di Saturno, ma è anche il segno di Marte. Perché? Perché Marte in questo segno si esalta, è nella sua condizione migliore, no? E quindi un Marte positivo per voi è sempre un'ottima notizia, vi dà coraggio, vi dà energia, vi dà intraprendenza, quello che è mancato nelle ultime settimane. Poi l'acquario Azus. Per l'acquario è una giornata difficile, quindi negativa, dobbiamo dire. Del resto questa luna che transita opposta nel segno del Leone è una luna che innanzitutto vi confonde le idee, quindi sarebbe il caso di non prendere decisioni che riguardano investimenti di denaro per il vostro lavoro, ma non solo, anche per la vostra casa, per la vostra automobile, per la vostra persona, perché potreste sbagliare un acquisto anche su internet, no? Magari vi fate attirare qualche offerta straordinaria. Fate attenzione, è una luna questa che crea dei dissapori anche nei rapporti personali. Ultimo segno, quello dei pesci. Per i pesci giornata positiva, è una luna un po' noiosa questa nel segno del Leone, però insomma non si può vivere solo di emozioni, di sentimenti, bisogna anche rimboccarsi le maniche. Mercurio è denaroso nei vostri confronti, quindi vi dà la possibilità di incassare, ma è chiaro che bisogna impegnarsi al 100%. L'amore forse sarà meno coinvolgente degli ultimi 2 giorni, però la situazione rimane sempre estremamente favorevole per voi. Per quanto riguarda lavoro e soldi, il segno favorito oggi è? Beh, per il lavoro e i soldi direi che in questo momento il segno del cancro può ottenere tantissimo, soprattutto sotto questa luna così decisiva proprio per gli incassi. Quelli più felicemente innamorati sono quelli del segno? Dell'ariete, ancora questa ariete. Bellissima questa luna nel segno del Leone, un incontro è possibile. Segno del Il giorno. Leone, senza ombra di dubbio, la luna nel vostro segno vi restituisce tranquillità, serenità, che ultimamente è mancata.
www.cartomantieuropei.com sul sito internet, oppure ai numeri telefonici per parlare con viva voce al nostro centralino. Trovate tutte le informazioni sul tour di Cartomanti Europei, che nei prossimi giorni, con un triplice appuntamento, sarà nella città di Torino e poi arriva a Roma. Azus, grazie, ci ritroviamo domani, buona giornata.